Buona domenica e buona festa della mamma. Allora, in questi giorni sono stata sia al Carrefour, che tra l'altro ho proprio sotto casa, sia all'Etè. Ora volevo, ho preso poche cosine e volevo farvele vedere. All'Etè ho comprato i tortellini, questi qua al prosciutto crudo della Barilla e trovo che siano buonissimi. Io li adoro principalmente con il sugo, ma a casa mia anche in brodo sono sempre ben accettati. Poi, sempre all'Etè, ho comprato il caffè, questo qui, caffè Kimbo. E principalmente la Kimbo è il marchio che acquistiamo da sempre. Però abbiamo anche provato altri marchi come la Mazza, il Motta, però la Kimbo per noi resta sempre la Kimbo. Sempre all'Etè ho comprato le lentille. Tempo fa ho già provato anche le cecille e devo dire che sono molto buone. A me le cecille ricordano i gran cereali al cioccolato, sempre della Mulino Bianco, però ho fatto un sondaggio su Instagram e sono solo io che penso che si somiglino. Comunque voglio provare queste per vedere se sono buone quanto quelle là fatte con i ceci. Sempre all'Etè ho acquistato la Nutella. Questa Nutella non vi preoccupate, è grande ma a me mi dura tantissimo perché ci piace la Nutella ma non ne facciamo un uso sproporzionato. Ma al tempo stesso preferiamo averla in casa anche se ci viene semplicemente voglia di farci un cornetto con la Nutella, oppure un dolce, oppure spalmata su un cracker, su una fetta biscottata. E poi la Nutella è un prodotto che da quando sono nata non manca mai a casa, quindi Nutella sempre, anche se bisogna comunque farne un uso moderato. Al Carrefour invece ho preso loro i plum cake integrali. Questi qua principalmente sono i preferiti di mio padre. A me non fanno tanto impazzire, però abbiamo preso questo. Poi, sempre all'Etè, ho preso questi flauti e la stracciatella. In verità li ha presi mia madre perché lei ci fa le colazioni, le merende, le porta al lavoro, insomma. E abbiamo preso anche sia questi qua della stracciatella, sia questi qua al cioccolato. A me i flauti non piacciono molto perché li trovo un po' troppo alcolici, nei miei gusti personali. Poi al Carrefour ho preso delle melanzane, tre melanzane, per usarle oggi per fare le polpette di carne trita e melanzane. Veramente le farà mio padre. E poi ho comprato all'Etè latte. Questo qua è latte parzialmente scremato senza lattosio. Questo qua lo uso io per le mie colazioni, per farci i pancake. Mi ci trovo molto bene. E poi ultime cosine, ho comprato all'Etè questi baiocchi. Conosco come sono i baiocchi, però questa è la prima volta che li compro in questa confezione qui, quindi li proverò. Anche i baiocchi, io non è un mio biscotto preferito per il semplice fatto che non lo so, li trovo un po' salati. E ultimo prodottino, comprato sempre all'Etè, il riso Gallo Arborio. Preferisco prendere sempre questo perché penso che si sposi con ogni ricetta. Non
risotti, semplicemente riso scaldato. Mi piace tantissimo perché i chicchi sono belli grossi, non si scuoce ed è sempre buonissimo. E niente, questa è tutta la mia spesa, la mia mini spesa. Grazie mille per aver visualizzato questo video. Spero di crescere con gli iscritti e lasciate un like se vi fa piacere, supportatemi e sopportatemi e niente, alla prossima. Buona domenica e buona giornata.